Vediamo. Sì, provi di resistenza. Quanto riesce Giam a tenere Thor? 3, 2, 1. Ciocco, Bonnie. Beh, sì, vediamo come lo fa. 3, 2, 1. Ciocco, Bonnie. E bentornati sul canale. Oggi video aggiornamento, vi vogliamo mostrare tutti gli sviluppi dei vari sistemi che abbiamo installato qui alle serie dei giardini Margherita insieme a Thor, come avete sentito. Quindi bando alle ciance e spostiamoci all'interno delle serre. Bene, non potevamo che iniziare il tour partendo appunto dall'impianto acquaponico. Andiamo a vedere come si è sviluppata la vasca. Come potete vedere alle mie spalle adesso c'è una foresta. Possiamo vedere ad esempio il Fragrantes, che è diventato alto più di 2 metri. In generale tutte le piante acquatiche che abbiamo introdotto stanno crescendo davvero molto bene e si è andato a creare un vero e proprio ecosistema dove i pesci riescono a riprodursi, dove abbiamo un ottimo riparo dal calore del sole e diverse piante anche da fiore che aiutano a attirare insetti utili. Tornando all'esempio della Phragmites, che abbiamo notato d'inverno è perfetta per far svelenare ad esempio le coccinelle. Abbiamo anche altri insetti come le libellule che sono ad esempio attratte appunto dall'acqua. Andiamo a vedere adesso invece il tavolo acquaponico. Come potete notare anche il tavolo acquaponico non scherza, abbiamo le piante che stanno prendendo il sopravvento e possiamo vedere ad esempio l'idrocotile che sta creando un vero e proprio materasso sopra il tavolo. Abbiamo piante come sempre la Phragmites che sta crescendo molto bene, l'Equisetum. E rispetto agli altri anni quest'anno abbiamo deciso di togliere i pesci dal tavolo acquaponico e di lasciare completo spazio alle piante. Fra le varie piante ci coltiviamo anche la lemna minor che utilizziamo per integrare poi l'alimentazione dei pesci presenti nella vasca. Acquaponici, come potete vedere anche in quest'area dei giardini la natura è esplosa. Siamo in prossimità delle torri di coltivazione, torri che vi abbiamo mostrato più volte negli scorsi video, però per questo in questo video voglio soffermarmi sulla striscia fiorita. Striscia fiorita che abbiamo realizzato in qualche video fa, di cui non avevamo insomma dato aggiornamenti. Le immagini parlano chiaro, anche qui la natura è esplosa con le sue fioriture e con la biodiversità di cui vi abbiamo parlato, che le fioriture portano. Infatti abbiamo diverse farfalle, sirfidi, impollinatori, predatori, parassitoidi, insomma, che ci aiutano nella lotta biologica. Diverse essenze vegetali, taggete, calendula, c'è del nasturzio, eccetera. Questo ha portato bellezza in questo angolo dei giardini, ha aumentato la biodiversità di questo spazio che è in continua evoluzione e quindi si va a aumentare la resilienza del sistema, ma non per ultimo ci ha permesso di aggiungere, diciamo così, dei fiori edibili anche alla cucina delle serre dei giardini Margherita. Vedete, le sperimentazioni qui non mancano. Stiamo facendo crescere dei pomodori in orizzontale su una torre verticale e le torre in questione, la torre costituita dalle mini braghe, se vi siete persi il video ve lo lasciamo qui da qualche parte il link. Pomodori che direi stanno crescendo abbastanza bene e anche l'impatto visivo non è male, che vedi questi pomodori insomma un po' volanti. Abbiamo addirittura insomma i pomodori che stanno iniziando ad andare in maturazione e ce n'è uno davvero piccolo che io direi che assaggio. Buono, buono. Anche l'orto, come si vede dalle immagini,
insomma, è diventato incontenibile. Tra topinambu, shiso e piante da fiori di ogni tipo, davvero qui c'è da divertirsi per chi è appassionato come me, insomma, di agrosistemi, direi. Sì, va bene. Quindi a questo punto andiamo a vedere la compostiera, cosa è successo in questi mesi. Anzi, la vermicompostiera. Anche la vermicompostiera procede a gran velocità, approfittando della stagione calda, insomma, l'attività di decomposizione da parte dei microrganismi è molto accelerata. Infatti, tutto l'organico che abbiamo accumulato nel corso di un anno abbondante è stato ampiamente decomposto. Naturalmente, negli strati superficiali c'è ancora un po' di organico più fresco, che abbiamo aggiunto nell'ultimo periodo, anche in seguito, diciamo così, alla potatura delle piante di pomodoro. E l'organico, diciamo, inserito precedentemente è ampiamente decomposto, i lombrichi si sono sicuramente riprodotti, infatti siamo pienissimi di lombrichi. Abbiamo anche molte larve di mosche soldato che sono arrivate naturalmente all'interno del cumulo. E adesso il cumulo, diciamo così, è una fase di maturazione. Infatti si osserva anche la presenza, insomma, di piante di cucurbitacee, credo siano delle zucche, che sono germinate da sole all'interno del cumulo. Evidentemente qualche seme era presente all'interno degli scarti organici che sono stati inseriti. Sicuramente questo è un buon segno che ci sta a indicare, insomma, che il nostro cumulo di compost sta procedendo bene, anzi è in una fase di maturazione abbastanza avanzata. Compost maturo, anzi vermicompost maturo, o anche potremmo dire humus di lombrico maturo, che noi utilizziamo sia per la classica mineralizzazione, quindi per produrre il fertilizzante organico che possiamo integrare all'impianto acquaponico, ma che utilizziamo soprattutto per il nostro wicking bed, insieme naturalmente ai fanghi che raccogliamo grazie ai filtri dell'impianto acquaponico. Quindi, detto questo, andiamo a vedere il wicking bed. Bene acquaponici, ecco a voi la nostra foresta in wicking bed. Vi avevamo lasciato col wicking bed spoglio, avevamo inserito giusto qualche piantina di pomodoro, poi i bambini dell'asilo del Kilowatt Baby hanno fatto il resto, hanno inserito moltissimi semi, direi hanno una pioggia di semi, hanno proprio lanciato in manciate, e infatti sono nati tantissimi taggeti, tantissime piante di basilico, abbiamo dei girasoli, direi molto alti e che crescono abbastanza bene. Abbiamo una giungla di pomodori. Naturalmente il wicking bed, appunto, essendo gestito dai bambini dell'asilo, nasce proprio con l'idea di avere la manutenzione minima. Quindi c'è la sua riserva idrica sul fondo, che di tanto in tanto viene reintegrata e basta. Infatti i pomodori non sono stati potati, sono cresciuti un po' così alla rinfusa, aggrovigliandosi con le altre piante, però l'effetto direi che sicuramente è bello, è educativo e rende questo spazio all'aperto del Kilowatt Baby sicuramente più verde e bello da vivere per i bambini e per le maestre della sera. Fra una cosa e un'altra abbiamo riallestito anche questo laghetto, che era appunto uno scavo in cemento già presente, che noi abbiamo appunto restaurato andando a mettere una protezione in gomma liquida sulle pareti in modo da ricoprire tutta la parete in cemento. Abbiamo introdotto diverse piante acquatiche, anche qua abbiamo falso papiro, abbiamo equisetum, abbiamo diverse piante acquatiche, diverse ninfe, ceratophyllum, sono presenti anche dei pesci rossi all'interno. Questi ultimi si alimentano principalmente delle varie alghette che si vanno a formare e dei vari insetti acquatici che vanno ad abitare appunto l'alghetto stesso.
Bene, non potevamo concludere questo video con la Seramad, progetto che è iniziato quest'anno con questa installazione temporanea, ovvero il biolago con l'hydroponic cloud, ovvero la nuvola in NFT sostanzialmente, che è il primo step appunto di un progetto più grande, di cui vi lasciamo il link in descrizione, che partirà in autunno. Bene, questa installazione l'avevate vista soltanto in fase di costruzione, col video in cui Gianmarco raccontava un po' il suo funzionamento, e adesso finalmente la vedete terminata. Si è creato un ambiente, insomma, che sia sia acquaponico, ma anche un ambiente, insomma, funzionale, estetico e fresco per chi lo vive in questa stagione torrida di Bologna. È un laghetto giovane, pieno di piante, e in cui, data la giovane età del laghetto, abbiamo anche un po' di filamentose, ma questo è più che normale appunto in questa fase di maturazione del laghetto. Soprattutto è un laghetto esposto al sole, e questo favorisce nella fase iniziale lo sviluppo di filamentose. Nel corso del tempo abbiamo aggiunto anche una serie di animali acquatici, abbiamo dei pesci rossi, dei guppi, delle lumachine d'acqua e naturalmente una serie di piante, come potete vedere abbiamo anche qui dell'idrocotile, abbiamo una piccola zona dedicata al muschio in prossimità della cascata, abbiamo delle quiseti, abbiamo dei bambù, abbiamo delle pischie che sono le piante galleggianti che vedete sullo specchio d'acqua, che sono riprodotte direi più che abbondantemente, e dell'aceratophyllum nell'acqua che aiuta l'ossigenazione dell'acqua stessa insieme alla cascata e aiuta anche i pesci, insomma, a trovare del riparo. Il tutto sta crescendo a forte velocità, soprattutto nell'ultimo periodo in cui il caldo ha aiutato, e naturalmente non solo le piante del biolago stanno crescendo, ma anche le piante della nuvola, della Hydroponic Cloud, che è il nome di questa installazione che abbiamo fatto appunto con l'artista Andreco, e nuvola che ospita, cioè la canalina NFT che ospita diverse specie vegetali, tra cui ritroviamo l'idrocotile, ma abbiamo anche della menta, abbiamo della Ludwigia repens, che è questa un po' più rossa, insomma, che cade verso il basso, e che ha cominciato a crescere abbondantemente sia nella parte, diciamo così, epigea, cioè nella chioma, che è cresciuta notevolmente anche all'interno del tubo con degli apparati radicali davvero 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 impressionanti. Come potete vedere, la Seramad è costituita da due aree, una dedicata al biolago e alla Hydroponic Cloud, l'altra è che abbiamo allestito insieme a Zanetti Piante, che vi abbiamo presentato in altri video, con una serie di piante vegetali in modo da rendere lo spazio ancora più bello, ancora più green, qualcuno direbbe, e sicuramente ancora più vivibile. Qui è presente anche un bar, quindi quando volete ci trovate qua, beviamo una birra insieme. Olè, le chiusure sempre così, olè. Acquaponici, siamo in chiusura, speriamo che questo viaggio, questo tour all'interno delle serre insieme a Luca e Giamma vi sia piaciuto, e soprattutto che i nostri progetti, lo sviluppo dei nostri progetti vi sia piaciuto. Lasciatecelo e scrivetelo qui sotto nei commenti. Vi porteremo già dall'autunno negli sviluppi del progetto Serra Madre, che prima Luca vi raccontava, che prevede un biolago molto più grande, una serra produttiva in acquaponica per coprire il fabbisogno del ristorante, insomma tantissime novità che vi racconteremo passo passo come sempre qui sul canale YouTube. Detto questo, ci vediamo domenica prossima per il prossimo video. Ciao! Ciao.